settembre ero partito con un'idea. Fra un anno comincio una nuova stagione, la terza stagione di questo canale, perché a dicembre 2020 siamo partiti, sono successe tante cose, ma poi a settembre ho detto ok, cambiano le cose, quindi facciamo una seconda stagione di questo canale. Tante virgolette. Sono cambiate tante cose da settembre, è passato anche molto meno tra quello che è passato fra il dicembre e il settembre, ma ne avevo bisogno di fare questo video. Sono cambiate tante cose, ho cambiato stile, ho cambiato idee, ho cambiato tante idee. Però le stagioni su questo canale vanno un po' a significare lo stile evolutivo. Ma il prossimo è una serie Netflix. Quindi siamo con la stagione 3 di questo canale. E infatti ora parte la intro figa, perché la voglio fare per questo video. Comunque questa nuova stagione sarà basata su 10 novità. Sì, con due idee che si andranno molto a sovrapporre. Quindi parto con la premessa iniziale. Cambia il concetto di produzione video con video più elaborati, oltre i vlog e cazzoni. Meno video, meno organizzazione, perché tanto mi so organizzare, faccio video quando cazzo mi pare, però in maniera organizzata e bella. 10 più bonus punti su cui si baserà questa terza nuova stagione, che spero durerà tanto, perché questa è una stagione 2.5, dai. Perché alla fine non è proprio una stagione di 3, è una stagione 2.5, poi la stagione 3 parte ovviamente a settembre, dove faremo tutti i vari contenuti più fighi. Vi dirò tutte le novità del canale. Penso arriverà un bel cambio di grafica, arriverà una intro figa, finalmente qualcosa. Ma intanto ora siamo qua, ok? Quindi punto 1 è una questione organizzativa. Numero i vlog. Quindi vlog numero tot. Lo vedrete nel video, non lo so, o nella descrizione. Però per numerarmeli tutto, per essere più organizzati. Quindi a fine di questa stagione saprete quanti vlog avrò fatto. E sì, saranno tanti. Perché questo canale dovrà cambiare nome? Sì, penso di sì. Leviamo tutto tech, cambiamo logo. Dovevo ancora capire come. C'ho qualche bella idea. È un piccolo spoilerino. Se avete qualche idea, domani vi metto il box domande su Instagram. Cioè il box in cui mi dite ok, consigli. Se no, mi taggate su Twitter e me lo scrivete lì. Anche lì è un'idea. Tutti i link, in caso, sono in descrizione. Ho detto meno programmazione, ma non meno organizzazione. Ebbene sì. Storytelling, la serie più figa... No, forse una delle mie serie preferite di questo canale. Quella che mi diverto di più a realizzare, per quanto sia anche più impegnativa. Storytelling ci sarà almeno ogni 6 settimane. È una promessa. Quindi entro un mese e mezzo uscirà un nuovo episodio. Che è già in scrittura. Sto lavorando sodo. Esce News Tech ogni 2 settimane. Almeno. Poi ci sono delle occasioni speciali in cui magari escono i video tech. Però quelli comunque me li organizzo e soprattutto arriveranno con preavviso. Quindi magari ve lo dirò una settimana prima che mi ci voglio impegnare un po' di più sull'editing. Quindi con calma quelli li farò. Comunque i video per lo più tech, quindi News Tech esce... Se è una settimana molto colma, soprattutto notizie da Apple, esce una volta a settimana. Se no, di base, stock esce una volta ogni 2 settimane. Devo ancora decidere il giorno. Suggeritemi voi nei commenti quando preferite soprattutto vedere i video. Il concetto chiave, non so perché amo sul punto 4, meno video, ma più qualità. Ma voi non vi ricordate che ho anche un secondo canale in cui cercherò di portare 1-2 video a settimana. E oggi, in realtà domani, è uscito il video su Moon Knight, la nuova serie Marvel, sul secondo canale. Perché lì sono i vlog ancora più cazzoni. Secondo registri totalmente a caso, perché non è... esatto, proprio quelli. Escono i video a caso quando non ho nulla da fare, faccio i video di un minuto in cui prendo ripresa a caso al telefono. Ecco, quelli escono lì. E in più, ora, prenderà una nuova direzione. Quindi quei vlog, quelle cose là, le sposterò su Instagram, ve lo dico di già. E lì torneremo a parlare solo ed esclusivamente, principalmente di cinema, serie TV e cose. Magari ogni tanto vi metto anche qualche vloghetto sui film, sulle cose. Poi, voi non sapete che io faccio anche TikTok. Esempio qua. Ma sei una cazzo di astronave, sei gigante, 27 zoppi gay, vanno in bici a picchiare su botti, non lo fettare, dai chiudere i porti, non capisco un cazzo, Feltri sei un Hai presente la Apple, quella dei telefoni, ha fatto un altro prodotto di merda. Flavio! Toscano! Ma voglio sistemare anche quell'ambito. Quindi arriveranno
1/2 video a settimana su TikTok, oltre ai promozionali. Non lo so quanto lo farò, però questo da settimana prossima, perché anche lì me li devo organizzare. Penso più uno, perché TikTok si incazza quando pubblichi troppi video. E visto che dicevo sposto i vlog a cazzoni su Instagram, comincio anche con gli IGTV, quindi video fighi. Farò dei piccoli riassunti, un po' più tipo di 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Quelli belli, soprattutto storytelling. E arrivano su IGTV. Altra novità bella, importante. Sono contento. Ma parliamo anche del social maledetto e del mio social preferito. Ebbene sì, ogni 2 settimane su Instagram e su Twitter arriveranno i consigli musicali. Una serie di consigli musicali di musica che vi do io. Anche lì devo scegliere il giorno della settimana. Decideremo poi. Penso che comunque ve li metterò in anteprima su Twitter, perché Twitter lo preferisco e devo far spostare un po' di gente su Twitter. Questa è una cosa che non so quando arriverà, potrebbe arrivare fra 3 mesi. Voglio fare delle interviste. E visto che da quando ho registrato il video sono cambiate un po' di cose, non vi posso dire nient'altro, cose belle. Punto 10, perché siamo già alla fine di questo fantasmagorico video. Non mi darò termini, ed è un problema per voi più che per me, perché io non pubblico video da più di 1 settimana. Quindi i video escono quando cazzo mi pare. Punto bonus. Questo è un più per me. È un prememoria. Seguire i 10 punti precedenti. E visto che siete arrivati fino alla fine, mi sembra giusto farvi un piccolo regalino. Beh, sì. Sono buono. Voglio farvi degli spoilerini di video che ho in programma. Il video su cui sto lavorando da 2 settimane praticamente. Un vlog su un'isola sperduta praticamente. Monte Cristo. È una figata. Sarà veramente un bel video. Un video di Omegle pronto per il secondo canale. Perché sì, penso che per ora Omegle fino a settembre lo voglio tenere sul secondo canale. Per il tipo di pubblico che ho su questo canale. Omegle preferisco. Quindi se vogliamo far seguire la gente più... I giovani, è un canale giovane quello, un canale fresh, un canale un po' più ironico, sarcastico. Se non sapete cos'è Omegle, non andate sui video di Omegle che potreste rimanere straniti. Questo è bello, ma non ve lo posso dire. Qua ne ho un altro bello, ne ho altri di belli, qua ho le mie varie idee. Devo decidere quali mostrarvi. Anzi, ve lo dico domani su Twitter. Domani, ore 16 su Twitter. In questi giorni arriva anche il suo unboxing. E no, non è un prank dell'iPhone SE. Sto lavorando a un video su iPhone 13 mini. Ah, ho perso le AirPods. Lascia like.